Ciao, sono tornata dopo tipo un secolo e devo dire che ho le mie buone ragioni per ciò perché sono state settimane un pochino piene. Primo tra tutti, il motivo principale della mia assenza è stata la partecipazione al Cosmoprof, come blogger ufficiale di CND, quindi è stata un'esperienza favolosa, non me l'aspettavo e me la sono davvero goduta. Quindi se vi interessa sapere un po' come si è svolta e vedere qualche foto dell'evento, vi lascio poi qua sotto il link al post sul mio blog nel quale insomma potete vedere un piccolo riassunto di quella che è stata la mia esperienza al Cosmoprof. E invece oggi volevo mostrarvi alcuni dei prodotti nuovi che mi sono giunti tra le mani, un po' proprio grazie al Cosmoprof e un po' perché insomma mi sono state inviate, quindi un enorme video riassuntivo di tutte le novità che ci sono al momento in casa Like a Candy Shop e che spero troveranno presto una sistemazione anche in qualche recensione sul blog oppure qua su YouTube. Quindi, se vi interessa sapere quali sono, ecco, le novità che presto vedrete sul canale o sul sito, continuate a guardare questo video. Allora, partiamo subito. Da cosa non lo so, però sì. Allora, innanzitutto è stata un'avventura che ho condiviso insieme ad Anna Gaia di What's in My Bag e Roberta di Roby Berta, che sicuramente conoscerete tutti. E quindi abbiamo girato nelle nostre pause pranzo un po' tra i vari padiglioni e abbiamo visitato insomma quelli che erano i brand che più ci interessavano. Primo tra tutti direi Zoeva, al cui stand sono state tanto gentili le ragazze da omaggiarci con un paio di cosette, tra cui uno che potevamo sceglierci noi. In particolare io ho optato per uno dei loro blush, il Luxe Color Blush in Last Love, credo sia il nome. E una tonalità che tra l'altro ho fatto scegliere a Roberta per me, è un pesca con un po' di shimmer all'interno ed è un colore veramente bello, molto, molto me, nel senso che è una di quelle sfumature per le quali vado essenzialmente matta, anche perché sta bene con tutto, ce l'ho anche oggi su. E sì, questo insomma è veramente un bel prodotto che recensirò prossimamente anche sul blog. Molto carino anche il packaging, è bello resistente, eccetera. E poi un'altra cosa che ci hanno regalato è stata questa palette, la Naturally Yours. Io non avevo mai provato prodotti di Zoeva, eccetto uno dei loro pennelli, quindi ero molto curiosa di vedere la palettina, che si presenta così e devo dire che è veramente bellissima. Tra l'altro, dal momento in cui sono tornata a casa ad oggi, non l'ho lasciata giù, l'ho sempre utilizzata per ogni trucco. E in particolare i colori opachi, quindi questo qua è un illuminante opaco favoloso, lo metto sempre all'interno, qui nell'angolo interno, sotto il sopracciglio, ed illumina che è una meraviglia. Poi utilizzo questo beige su tutta la palpebra mobile e questo colore qua, che è un marrone con una punta di rosso all'interno, è davvero bellissimo per eyeliner o comunque per dare un po' di profondità al trucco. Quindi una palette secondo me veramente ben riuscita, che tra tutte le palette dai toni neutri che sono in mio possesso, direi è quella che al momento veramente sto preferendo perché è molto completa, avendo dei bei colori opachi e avendo anche delle selezioni di shimmer che non ho ancora provato, devo dire, però mi intrigano parecchio. Quindi veramente una bella palette. Unica pecca è che nel coperchio non ha uno specchio, quindi se anche siete in giro viaggiate vi servirà uno specchio a parte, che però ci è stato omaggiato sempre da Zoeva, quindi diciamo che si sono fatti perdonare. Siamo anche passate allo stand di LA Splash, che è un brand americano che forse conoscerete, forse no. Fatto sta che anche lì abbiamo potuto scegliere un paio di prodotti, tra cui quelli nuovi che sono i rossetti liquidi. Io in particolare ho scelto due tonalità, tra cui questa che tipo quando l'ho vista tipo mi sono rimasta così perché ho detto non è possibile, hanno creato il mio colore, perché non so se lo sapete, ma sono diventata pazza per quel colore che è il famigerato Radiant Orchid, quindi un rosa con una punta notevole di lilla all'interno. E questo colore essenzialmente è la rappresentazione di tutto ciò che per me deve essere un rossetto Radiant Orchid. Il colore è il Hidden Desires ed è un Lip Couture Waterproof Liquid Lipstick, quindi un rossetto liquido waterproof con questo applicatore. Oddio, l'odore non è che mi entusiasmi
entusiasmi particolarmente, però sulle labbra è estremamente, estremamente resistente. L'ho indossato per un giorno di fiera, quindi tipo dalle 7 del mattino fino alle 9 di sera, ed è rimasto spiaccicato sulle mie labbra senza smuoversi di un millimetro. Ve ne parlerò comunque, nel senso che anche le sue pecche, però il colore è favoloso. E l'altro invece è Poison Apple, che è un bel rosso carico con degli scimmerini all'interno, che immagino essere veramente bellissimo per qualche occasione particolare. Quindi questi non vedo l'ora proprio di recensirveli sul blog, perché sicuramente sono un prodotto interessante da prendere in considerazione. Siamo passati agli stand di Emani, di Zoya e poi anche da un'altra parte, credo. E fatto sta che ho conosciuto finalmente Roberta, che è la ragazza con cui sono in contatto e che mi ha dato modo di provare alcuni prodotti Emani, che poi ho anche recensito sul blog, credo di aver citato anche qua. Fatto sta che ci ha lasciato qualche omaggino proprio dei vari brand da provare, tra cui, aiuto, uno è il, vabbè, lasciamo perdere il packaging, della Bariel, che è un marchio sempre americano che si occupa di cura delle unghie, quindi smalti ma anche trattamenti. In particolare questo è il Nail Rebuilding Protein, quindi un trattamento per le unghie che sì, fa quello che dovrebbe fare, immagino, cioè fortificare, nutrire le unghie, quindi questo è uno. Poi ci ha lasciato anche uno smaltino di Zoya molto carino, azzurro, che è Rain. È questo azzurro con uno shimmer 2 chroma all'interno, che proverò sicuramente. Ma la cosa che più mi ha entusiasmato sono stati alcuni regalini di Emani, e in particolare questi tre. E vi dico subito che il rossetto che mi ha lasciato, che è Destiny, è un rosa molto naturale. Non ci avevo fatto particolarmente caso quando l'ho visto la prima volta. E in realtà è un colore che ho indossato tantissimo, perché è il no-brainer della situazione, ossia non sai cosa metterti, spalmati Destiny sulle labbra. Quindi è un rosa molto classico, un rosa che si adatta essenzialmente a tutto. Mi piace molto, specialmente per la sua durata e la sensazione sulle labbra, perché è veramente molto confortevole, quindi una bella scoperta. Poi ci ha lasciato anche un blush che si presenta così, piccolina la cialda e con questo effetto mosaico tipo, e il colore è un rosa abbastanza chiaro e sempre con questa venatura shimmer all'interno, che lo rende poi luminoso sulle guance. Questo non l'ho ancora provato. E per finire, l'ultimo prodotto di Emani, questo che è un correttore nella tonalità 624 Natural, si chiama HD Concealer. Dovrò leggermi comunque tutta la parte riguardante la presentazione, perché non so niente di questi prodotti, quindi io l'ho preso per quello che è, un correttore, e come potete vedere ci ho già pinciato il dito dentro e lo uso come correttore per le occhiaie. Ed è molto carino, molto naturale, la texture pensavo fosse più pastosa, in realtà è molto leggera e si fonde bene con la pelle. Anche di questo ovviamente vi fornirò una recensione più avanti, comunque per il momento devo dire che è un correttore piuttosto carino, e di questo mi piace anche il packaging, perché è un pochino più discreto rispetto a questo che vi avevo già detto sul blog, non mi convince particolarmente, specialmente per essere un brand abbastanza high-end come prezzi, lo trovo un pochino kitsch. Questo invece è già molto più delicato, raffinato, quindi yay! Poi, altro brand da cui siamo passati è un brand di skincare abbastanza high-end. Questo brand si chiama Atzen e deve essere abbastanza, credo sia organico, comunque naturale. Vi ripeto, vi spiegherò tutto più avanti, è solo una fase di presentazione questa. E praticamente abbiamo conosciuto le persone che stanno dietro al brand, che ci hanno omaggiato me e Roberta di alcuni prodotti specifici per il nostro tipo di pelle. Quindi adesso cerco di farveli vedere un po' tutti. Abbiamo il Clear Scrub, quindi uno scrub per il viso, però anche per il corpo volendo. Tutti i prodotti sono per pelli miste o acneiche, quindi sì, prodotti, ecco, pensati più per una pelle tendente al misto grasso. Quindi questo è lo scrub. Poi abbiamo il cleansing gel, quindi un prodotto per la detersione del viso sotto forma di gel.
il moisturizing gel, quindi questa è una crema, però crema gel, la consistenza essenzialmente cambia, è molto più leggera. Poi abbiamo un tonico, il toner, che è così, essenzialmente un tonico spray. E per finire, il prodotto che a me interessava più di tutti è il Breakout Remedy, essenzialmente un prodottino che va applicato laddove avete dei brufoli che volete eliminare il più in fretta possibile. Io ho avuto modo di sperimentare subito la sua efficacia perché tornata a casa mi sono ingolfata di cioccolata e quindi mi è spuntato un enorme brufolo sottocutaneo qua sul mento e da allora lo sto usando costantemente nella speranza che effettivamente svolga il suo lavoro. E devo dire che in un paio di giorni è riuscito veramente a ridurre talmente tanto le dimensioni del brufolo, è un argomento molto interessante immagino, che sì, insomma, mi sta convincendo, quindi questo è l'ultimo prodotto. Ok, poi, ultimi prodotti che vi mostro invece sono alcuni che ho trovato una volta tornata a casa perché mi era arrivato il pacco. Uno è di profumeria Sabbioni, che mi avevano inviato il Reshaping Matte Scrubs SOS Critical Areas with Salso Maggiore Thelma Spring Water, nome infinito, per descrivere un prodotto che essenzialmente altro non è che un fango per il corpo, quindi rimodellante, bla bla bla. Questo è il prodotto, gigante enorme, infatti contiene 350 grammi di prodotto. Devo ancora provarlo, comunque sul sito, lo shop online di Sabbioni, presto partirà una promozione che avrà proprio come protagonista questo prodotto, quindi lo proverò per tempo e vi farò sapere cosa ne penso. Comunque questo è uno degli altri due prodotti che mi sono arrivati nel frattempo. E per finire, Nabla ha creato queste palettine, le loro Liberty, le conoscerete sicuramente, in due colorazioni nuove, quindi questa è quella rosa pescato oppure questa è quella turchese. Personalmente le trovo bellissime, hanno anche reso metallico il logo sul retro e sono meravigliose, mi piacciono molto di più di quelle nere e sì, insomma, una bella novità per la primavera, anche se di primavera ben poco c'è al momento, specialmente se guardo fuori dalla finestra. Però sì, ecco, vale la pena assolutamente di darci un'occhiata. Comodissime, tra l'altro, io qua al momento ho dentro solo ombretti Nabla, però potete depottare anche gli altri ombretti perché comunque le palette sono magnetiche. Quindi altra bella novità in casa Nabla. Bene, ora sono completamente circondata da cosmetici e quant'altro. E niente, questo è un po' il riepilogo dei prodotti nuovi che ho al momento da testare. Immaginatevi il mio senso di ansia all'idea di doverli provare tutti e riferirvi le mie impressioni, però è un lavoro, qualcuno dovrà pur farlo per quanto tosto sia. Scherzi a parte, sì, ecco, sono tornata, spero di riuscire a girare con un pochino più di regolarità d'ora in poi. E niente, state connessi perché come potete immaginare ho un sacco di cose di cui vi devo parlare prossimamente. Quindi basta, smetto di parlare, io vi mando un enorme saluto, un bacio e vi auguro una splendida giornata. Ciao!